Una potenza massima da 2900 watt, erogando anche l'acqua calda per le infusioni, preparando ovviamente anche un ottimo cappuccino. In caso vi interessa questa macchina oppure altri prodotti della Cecotec, vi lascerò il link nella descrizione. In caso non avete una macchina espresso, va benissimo anche il caffè che si prepara con la moka. Quindi in una pentola versate il latte e il caffè e fate scaldare. Aggiungete poi lo zucchero e fate sciogliere e portate il latte a bollire. Io in questo caso ho usato il latte parzialmente scremato, ma potete usare anche il latte intero oppure senza lattosio. Nel frattempo che il latte si scalda e inizia a bollire, in una ciotola versate l'amido di mais e un paio di cucchiai di latte freddo. Mescolate bene con un cucchiaio oppure con una frusta piccola finché l'amido si scioglie perfettamente. Appena il latte inizia a bollire, abbassate la fiamma e con una mano versate a filo l'amido di mais sciolto e con l'altra contemporaneamente mescolate velocemente. In questo modo non si formeranno i grumi. Noterete già da subito che il composto inizia ad addensare. Continuate a cuocere a fiamma bassa e mescolare con la frusta per circa 2-3 minuti, facendo attenzione a non far attaccare il composto in fondo alla pentola, altrimenti saprà di bruciato. Con l'aiuto di un mestolo piccolo versate il composto nell'appositi bicchieri oppure stampi da dolci che preferite. Vanno benissimo anche le coppe del gelato, tipo la coppa del nonno per intenderci, e lasciate raffreddare il composto per un'oretta a temperatura ambiente. Intanto vi ricordo, per chi non è ancora iscritto in questo canale, vi invito a iscriversi e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Sempre se vi fa piacere, seguitemi anche sulla mia pagina Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, Anima in Cucina, e per tutte le mie ricette nel mio blog animaincucina.it. Troverete tutti i link nella descrizione sotto il video. Ed ecco qua il nostro semifreddo. Dopo che si è raffreddato leggermente per circa un'ora a temperatura ambiente, andiamo a mettere nel frigo. Io le sto mettendo in questo fantastico mini bar Grand Collar 20.000 Silent Compress in acciaio inox della Cecotec. È veramente fantastico, nonostante piccolo, di capacità di 46 litri all'interno è abbastanza spazioso. Temperatura regolabile in 5 livelli e comprende addirittura anche un scomparto congelatore all'interno. Come vi ho sempre ribadito, io non vendo i prodotti, ma se qualcuno è interessato a questi prodotti, vi lascerò il link dell'azienda nella descrizione, dove potete vedere sia tutte le informazioni oppure anche acquistare direttamente dall'azienda. Ed ecco qua i nostri semifreddo al caffè, sono pronti da gustare. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa ricetta lasciando un like, e se avete domande scrivetemi e vi risponderò in più breve tempo possibile. E con queste immagini vi saluto, ciao a tutti, alla prossima!